Riccardo Cristiano, Liberi TV, siamo in compagnia di Nunzia Coppedè, che è presidente di Fish Calabria, e oggi c'è una bellissima rassegna, manifestazione, un evento che si svolge qui alla Lamezia Terme, che ha come nome Rompiamo le barriere, apriamo le porte all'inclusione sociale. Quest'oggi il tema dell'evento, della rassegna, è persone con disabilità, protagoniste anche nella Chiesa. Innanzitutto ti salutiamo, Nunzia. Ciao, guarda, questa rassegna per noi è una cosa molto importante, una sfida. Vogliamo risvegliare un pochino gli animi sul discorso della disabilità, perché negli ultimi tempi ci sembra che ci sia un po' il sintomo della rassegnazione. Il sintomo della rassegnazione è la cosa peggiore che ci può capitare. Per cui abbiamo detto no, crisi permettendo, noi dobbiamo dire la nostra e dobbiamo sempre reagire. E per cui abbiamo inventato questa rassegna, sì, che è partita il 3 dicembre, giornata internazionale delle persone con disabilità, certo, e si conclude il 13 dicembre, che è l'anniversario della Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità. Che sicuramente molti non conoscono, perché magari sono impegnati con i loro problemi, ma non sanno che è una giornata molto importante. Certo, è una giornata molto importante anche perché la Convenzione è diventata legge nazionale. Per cui dovrebbe essere applicata da tutti gli enti di competenza, cosa che non sta avvenendo. Ed è importante perché la convenzione è stata scritta proprio da persone con disabilità di tutto il mondo, per cui per noi è una grandissima conquista. E l'abbiamo chiamata così la rassegna, perché in qualche modo questo qui è il nome italiano del nome che è stato dato a livello mondiale della rassegna proprio, e ci abbiamo solo aggiunto qualcosa di più. Apriamo le porte, noi abbiamo messo all'inclusione sociale ed è appunto tutta una rassegna di eventi. Il primo evento del 3 dicembre è stata la presentazione della mostra fotografica Nulla su di noi, senza di noi, e della Fish Onlus, sì, la Fish nazionale. E poi possiamo farla vedere, perché abbiamo qui un calendario che è aperto, se tu lo tiri giù, sì, a tutte fotografie praticamente della mostra fotografica. È una mostra fotografica che racconta la storia delle persone con disabilità dal 1970 ai giorni di oggi. Ed è però la racconta sotto gli aspetti positivi, nel senso che dove le persone sono protagoniste, oppure rivendicano i diritti, lottano perché rivendicano i diritti. Non c'è una sola foto dove si chiede un assistenzialismo puro. Poi ci sono delle date importanti, cioè in ogni pagina del calendario, ogni mese del calendario. Vediamo ad esempio il 23 giugno 2011, la preoccupazione per la sorte dei diritti civili si riversa ancora in piazza Montecitorio, quindi è anche bello vedere le persone manifestare per i propri diritti, non per forza essere assistiti, ma essere protagonisti del cambiamento. Certo, e infatti abbiamo fatto una mostra che, per la verità, in Calabria l'abbiamo portata in formato elettronico, perché ce l'avevano proposto di farla proprio, ma sa, pannelli di 1,40 m fotografati, messi su altri pannelli di 2,8 m, per noi diventava una cosa troppo impegnativa, per cui abbiamo preferito il formato elettronico. E quel giorno l'abbiamo presentata, e insieme alla mostra, dopo, tutte le associazioni che si sono ritrovate in rete con questa cosa che è promossa dalla Fish, ma ci sono molte altre associazioni che hanno aderito, sì, no? Per cui c'è l'ANFAS, la Comunità Progetto Sud, sì, l'AISM regionale, l'Unità Alzi, l'Associazione Il Girasole, la Casa di Lillo, ma non vorrei dimenticarmene qualcuno, perché insomma c'è tutta una rete di associazioni che hanno aderito. C'è anche il patrocinio del Comune di Lamezia Terme, patrocinio gratuito. Meno male, dico, ogni tanto dico, succede qualcosa di buono. E per cui abbiamo fatto che ogni organizzazione
che partecipa alla rete, ha praticamente fatto un piccolo intervento dove ha raccontato una buona pratica in cui pensa di aver favorito l'inclusione sociale e ha espresso un desiderio. Alla fine abbiamo fatto un momento di festa insieme, un brindisi finale. E poi invece il 5 c'è stata una manifestazione dello sport. Abbiamo scoperto che molte organizzazioni sportive a Lamezia fanno anche delle attività con delle persone con disabilità, per cui le abbiamo messe insieme in rete e abbiamo per un pomeriggio intero ci siamo divertiti con lo sport. Abbiamo visto tutto quello che i nostri ragazzi, persone con disabilità, riescono a fare con lo sport qui a Lamezia Terme. Judo, pallavolo, scherma, corsa staffetta, vortex, minibus, c'è di tutto. Di tutto, infatti abbiamo già, ci siamo impegnati, abbiamo detto che in primavera faremo delle piccole paraolimpiadi qui a Lamezia. E adesso oggi è la terza giornata. Questa mattina siamo stati in una scuola. In una scuola con i ragazzi, abbiamo stata presentata la mostra fotografica, è andato Antonio Saffiotti, il mio vicepresidente, perché io ero già impegnata, però mi ha detto che c'è stata anche lì una buona presenza. Oggi pomeriggio abbiamo scelto di affrontare un argomento nuovo per convegni in Calabria, perché di solito non se ne parla mai. Abbiamo scelto proprio di vedere la persona con disabilità protagonista anche in chiesa, perché la cosa vale la pena sondare per capire, certo. Perché comunque all'interno del mondo della Chiesa le persone con disabilità ci sono, sì. E hanno un ruolo, bisogna capire che tipo di ruolo hanno e se sempre va a favore dell'inclusione sociale. In tutti i territori, in tutti gli ambiti praticamente c'è la possibilità di avere l'inclusione sociale delle persone disabili, diversamente abili, perché no? Cioè, se riescono addirittura a giocare a pallavolo, scherma, corsa staffetta, perché non a questo punto celebrare messa? Certo, ma anche semplicemente vivere la vita parrocchiale in modo attivo. Noi come Fisce anni fa abbiamo fatto una ricerca in collaborazione con la Caritas e abbiamo fatto una ricerca sulle persone con disabilità nel mondo della Chiesa. No? È stato molto interessante, abbiamo visto che le cose non andavano così bene come pensavamo, no? Ed è stato anche un momento poi di stimolo per i parroci, che da quel momento in poi hanno cominciato anche a pensare che le persone con disabilità ad esempio avevano diritto di andare in chiesa ed è fuori luogo che una chiesa possa avere le barriere architettoniche. Questo è veramente, perché dovrebbe essere accessibile a tutti, la chiesa aperta a tutti, anche alle persone diversamente abili, alle persone disabili. Nunzia, praticamente stiamo iniziando. Sì, che facciamo? Facciamo una piccola interruzione e poi riprendiamo dopo. Grazie. Riprendiamo dove avevamo lasciato, perché praticamente nel frattempo si è svolta la rassegna Rompiamo le barriere, apriamo le porte all'inclusione, questa volta però relativa alla Chiesa, alle persone disabili all'interno della Chiesa. Nunzia è intervenuta e volevamo sapere innanzitutto quali sono le altre date a cui i nostri amici web ascoltatori, ma tutti gli altri, lametini, non lametini, possono partecipare. Allora, la prossima data è il 10 dicembre, martedì, sì, alle ore 15 al Parco Impastato. C'è un convegno organizzato dall'Associazione Comunità Progetto Sud di Lamezia Terme ed è sulla riabilitazione, per cui gli aspetti sanitari, l'importanza della riabilitazione, il diritto alla riabilitazione, ma soprattutto l'importanza come prevenzione a dei atteggiamenti, peggioramenti che potrebbero ad esempio anche maggiorare i costi della sanità, no? Ma la riabilitazione che guarda verso la vita, per cui come diritto e come strumento per poter migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità. Una vita dignitosa, non una vita solo di assistenza, ma che le porti a essere indipendenti sotto tutti i punti di vista. Poi ci sono altre due date, giusto? L'11 e abbiamo un altro convegno al Grand Hotel Lamezia, questo qui organizzato dall'ANFAS,
ed è sulla legge 328, le politiche sociali praticamente. La legge 328, che in Calabria si chiama la legge 23, ed è una legge che praticamente non è mai partita, perché mancano 18 delibere, circolari, cose che possano farla applicare, mancano. E per cui non è partita in modo molto ridotto e con grossi problemi. E siccome la legge 328 all'articolo 14 prevede il progetto individuale della persona che venga fatto da tutti gli enti che in qualche modo si occupano anche in parte dei diritti delle persone con disabilità, praticamente in una situazione particolare l'ASP si è rifiutata di fare il progetto individuale per una persona, i genitori hanno fatto causa e c'è una sentenza contro questa cosa, per cui ci sembra importante partire anche da questa esperienza, dove una sentenza ripristina un diritto, per rivedere un po' la 328 in Calabria cosa sta facendo e perché non parte. Mentre il giorno 12, tra l'altro, c'è invece l'anteprima di un cortometraggio. Poco fa ha parlato il papà di Antonio Saffioti, giusto? Antonio è il mio vicepresidente, è una persona con disabilità e abbiamo fatto questo cortometraggio, l'affiche è tra i promotori insieme all'Argi, insieme... È un progetto praticamente ed è un cortometraggio proprio intitolato Il mondo a 50 centimetri, cioè ci siamo detti ma il mondo lo vediamo nello stesso modo stando seduti in una carrozzina o stando in piedi? Forse no. E quindi questa è la domanda che voi vi fate e che ponete a chi vedrà questo cortometraggio. Quindi vi invitiamo il 12 dicembre alle 18.30, dove si trova? Pronto dal Circolo Arci. Madonna del Carmine. Benissimo, parrocchia Madonna del Carmine. E poi praticamente l'evento conclusivo invece è il giorno 13. Sì, l'evento conclusivo sarà un evento molto breve sulla convenzione internazionale, ma sarà un'attività molto attiva, no? Di coinvolgimento. Poi dopo ci sarà una festa, ci sbragheremo tutti in una grande festa, siete tutti invitati, ci fa piacere che vengano le persone, assolutamente non vogliamo solo persone con disabilità e familiari, noi vogliamo tutti, perché ci sentiamo parte di tutti e vogliamo tutti. Nunzia, io a questo punto, dopo aver partecipato a questa bellissima iniziativa di oggi, ti voglio salutare, però voglio concludere dicendo quello che è emerso dalle testimonianze date oggi, che praticamente le persone disabili non sono persone diverse, ma sono persone speciali, probabilmente che hanno qualcosa da dare, tanto quanto le persone cosiddette, questo termine è bruttissimo e non lo diciamo, le persone che non sono disabili. Ma io credo che noi diciamo, io non mi sento una persona speciale, io mi sento una persona normale che faccio tutto quello che mi interessa fare, a me piace fare le cose che mi piace fare, quelle che non mi piacciono non le faccio, no? Penso come tutti gli altri, o perlomeno lo faccio se proprio mi occorre farlo, non è che è certo, però mi diverto anche a fare delle cose e mi piace anche scoprire tutte le mie abilità, ma penso che questo sia una cosa che piace a qualsiasi persona, perché anche la persona che non ha una disabilità non è che subito sa quali sono tutte, pensa di poter fare sempre tutto. Io conosco, io vivo con altre persone anche non disabili, no? E mi vengono a chiamare perché hanno problemi con il computer. Adesso fai anche assistenza tecnica ai computer, bene. Utilizzarlo, mi invento qualcosa. Comunque basta praticamente darsi da fare alla fine e riscoprirsi. Tu lo hai detto nel tuo intervento che sei rinata dopo che sei uscita dal primo centro, perché lì addirittura sei stata forse torturata psicologicamente e sei rinata dopo quando hai scoperto le tue doti, le tue qualità, perché tutti abbiamo delle qualità, delle doti, basta scoprirle. Certo, sì, io dopo, è come se fossi rinata, ma la cosa importante è che sono riuscita ad uscirne fuori con una lucidità mentale. Io ho incontrato altre persone che sono state in istituto con me, ma che quando sono uscite hanno avuto seri problemi, non sono riuscite a fare un percorso come il mio.
Nunzia Coppedè, Fish Calabria, presidente di Fish Calabria, io ti ringrazio ancora e quindi vi invito a visitare il sito di Fish Calabria. Fatemi vedere un calendario perché l'abbiamo visto prima, vediamolo un pochino adesso perché ci sono le immagini dentro, vediamo un pochino, ecco il calendario, ecco qua. Diciamo che questo calendario può essere acquistato attraverso il vostro sito internet o comunque può essere richiesto un contributo, vero? Per... Noi non è proprio una vendita, noi lo diamo una donazione, tra l'altro una piccola ricevuta che uno può anche scaricarsi perché è una donazione. Certo. No? Lo vendiamo così quando facciamo queste manifestazioni. Certo. E se volete potete anche rivolgervi a voi, si possono anche rivolgervi. Assolutamente, anzi io posso già dire che metteremo sicuramente il banner sul sito per chi volesse acquistarlo e comunque logicamente diciamo che la responsabile sei tu, quindi poi eventualmente se qualcuno volesse avere più informazioni relative al calendario o alla vostra attività può sicuramente rivolgersi a Nunzia Coppedè Fish Calabria. Giusto? Se anche qualcuno uno pensa di poter fare una donazione per aiutarci appunto a sopravvivere economicamente perché non abbiamo contributi e ne vuole magari prendere un bel po' per poterli poi regalare ad altri, e questo può essere un meccanismo perché noi gli facciamo la ricevuta che se la può scaricare perché è una ricevuta di donazione, e nel frattempo può essere un bel regalo per Natale, dai. Noi non proponiamo cose tristi, proponiamo cose che hanno il senso della vita, per cui... Quindi fatevi un regalo per Natale, acquistate il calendario dei 20 anni dalla parte giusta, nulla su di noi, nulla senza di noi. Certo, nulla su di noi senza di noi, perché riteniamo che nessuno come noi sa meglio di cosa abbiamo bisogno per poter vivere bene la nostra vita. Grazie Nunzia. Ciao, grazie a te.